Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Per questa terza parte di Tada dedicata alla cucina insieme al nostro chef giovanissimo Paolo. Che buonasera, bello averti buonasera. Con noi. E che bello essere con voi. E niente, oggi andiamo a presentare questo dolce veramente facile, veramente veloce. Lo presenteremo così com'è, semplice, e magari andremo a divertirci nell'impiattamento, ma prima ti ho portato una sorpresina. Cioè, guardate che sorpresa c'ho. Che cos'è? Del sushi? È un sushi che abbiamo iniziato a fare noi nel locale con il quale collaboro, ovvero il Gian Burrasca, e volevo fartelo sentire in anteprima perché da mercoledì prossimo tutti i nostri clienti avranno la fortuna di poter assaggiare questa pietanza, perché ci sarà la serata sushi. Per informazioni, foto o tutti i dettagli ci penserà la mia ragazza Greta, andrete sul loro profilo Instagram e troverete ogni risposta. Greta, che è qua con noi anche oggi, di verde speranza vestita, bellissima, elegantissima. Ciao Greta. E prima di assaggiare il sushi diamo gli ingredienti. Iniziamo da 1 litro di panna, 160 grammi di zucchero, 500 sì. grammi di mascarpone, cacao a piacere, olio oliva azienda olearia del Chianti a piacere. Esattamente, esattamente. Quindi andremo a fare un dolce che, come vedi, ha degli ingredienti veramente semplici e di facile reperibilità. Però ci andremo a mettere il nostro tocco originale, perché comunque andremo a sostituire il burro con l'olio. E perché lo facciamo in questo periodo? Perché è il periodo della frangitura. Certo. E un olio come quello dell'azienda olearia del Chianti è un olio veramente di qualità. Quindi, intanto puoi assaggiare. Ma lo sai che il sushi è uno dei miei fatti preferiti. E poi cominciamo subito con la ricetta. Allora, se per te, io questa fogliolina la toglierei. Ma sì, non è una perché... fogliolina di menta, comunque. Sì, 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 sì. Proprio per gusto personale. Certo. Ci provo con le bacchettine, eh? Ci provo. Se no, forchetta alla vecchia maniera non si sbaglia mai. Io il sushi lo mangio con le posate. No. Oggi si fa alla rovescia, Tada. Prima si mangia e poi si cucina. Però l'aperitivo per un dolce ci vuole, dai. Mm, è buonissimo. Ti piace? Mm-hmm. E allora devi venire a trovarci per forza mercoledì prossimo. Quindi, niente, tornando alla ricetta, come se la regia mi inquadra, come vedete abbiamo la nostra boule, all'interno della quale abbiamo messo dai 160 ai 190 grammi di zucchero. Io sto usando zucchero a velo perché è più facile da montare, però va bene qualsiasi tipo di zucchero. Una volta messo all'interno della boule, andiamo ad aggiungere 1 litro di panna. Panna da montare, mi raccomando, come vi ho detto, sono ingredienti semplici e di facile reperibilità. È un dolce che non ha molti passaggi, quindi la qualità degli ingredienti, come dico sempre, deve essere eccelsa. A questo punto siamo già al 50% della nostra ricetta, possiamo dire. Abbiamo messo 2 dei 3 ingredienti. Andiamo a montare la nostra planetaria e facciamo semimontare la panna. Poi ti spiegherò in corsa qual è il motivo. Okay. La agganciamo, andiamo a chiudere. La facciamo partire prima piano, di modo che i nostri ingredienti sono ingredienti vivi. L'aria è viva. Incorporando la panna, differenza dalla panna liquida alla panna montata, è soltanto l'aria. Quindi andando ad incorporare dell'aria sempre più velocemente avremo questo effetto spumoso che renderà il nostro dolce, posso dire, devastante. 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 Ma quindi, quanto sei bravo, Paolo? Dai, ho avuto dei buoni maestri, sei anche tu una buona maestra. Ti ho guardato tutta la sera in diretta. Certo, certo. Sei troppo gentile. Allora, ma quanti coltelli ci sono oggi?
Come mi ha detto il mio amico Daniele Rossi, che tra l'altro fa il programma qui con voi, va in onda tutti i giorni alle 16:30. E nell'ultima puntata ci sarò anch'io, quindi nella puntata di fine novembre, guardate. Lo potevamo dire, vero? Noi lo diciamo, dai, se non si poteva dire l'ho detto, una gaffa. Ormai. Comunque, niente, io lo vado a chiudere così per evitare di fare quello che faccio sempre a casa e far arrabbiare la Greta, ovvero schizzare ogni cosa. E andiamo a mandarlo al massimo. Mentre lui va, noi prepariamo un'altra parte della ricetta, ovvero noi, come hai visto nelle ricette, ho dato solamente gli ingredienti per la mousse, perché voglio che ci sia la fantasia del nostro spettatore nel provarla in modi diversi. Noi la andiamo a fare nella maniera più semplice. Avevo degli avanzi a casa, avevo dei biscotti. Queste sono classiche Marie che chiunque ha a casa. Se hai un nonno a casa hai le Marie sicuramente. Vero. Poi avevo dei pistacchi e delle mandorle sbriciolate, quindi ho detto ma sì, usiamole nel nostro dolce. Andiamo a fare un crumble. Come si fa il crumble? Abbiamo la nostra parte croccante, poi andiamo a prendere del burro, lo andiamo a mettere in microonde. Torno subito. Andiamo a mettere in microonde e lo facciamo sciogliere. Nel frattempo che il nostro burro scioglie, andiamo con le mani lavate a mescolare, a setacciare per avere degli ingredienti più omogenei. Andiamo ad aggiungere questo ingrediente che sembrerà un po' strano, ma è farina di polenta, perché darà una croccantezza e una ruvidità ancora più interessante al nostro crumble. Intensa. Esattamente, brava. La andiamo ad aggiungere. E poi ci andiamo a mettere un pizzico, giusto un pizzico, anzi, su una quantità del genere, che più o meno sono 200-300 grammi, 1/2 cucchiaini di zucchero. Comunque il nostro dolce sarà, la nostra mousse sarà già dolce, e andare a aggiungere troppi ingredienti zuccherati può andare a rovinarla. Certo. Quindi siamo a metà dell'opera con il nostro crumble. Nel frattempo la nostra panna sta montando. Noi gli diamo aumentiamo una piccola velocità. Accelerata, ma dovete sempre tenerla d'occhio, perché se invece di semimontare la facciamo montare, corriamo il rischio che poi quando andremo ad aggiungere il mascarpone si separino, perché i grassi dai liquidi viene fuori il burro praticamente. Vi farete del fantastico. Io ho le bacchettine ancora in mano perché sto capendo quando posso mangiare un altro pezzettino di sushi. Penso che farà piacere a me sicuramente, e anche comunque è così bello vedere una bella ragazza mangiare, quindi dai, ci sta. Io mangio. Abbiamo il nostro burro che come vedete è sciolto, ne andiamo ad aggiungere cubi, come si dice, no? Quanto basta all'interno del nostro crumble, e lui è già fatto. Con l'aiuto di un cucchiaio gli andiamo a dare una giratina. E poi lo mettiamo a nanna. Qual è la tempistica totale del piatto? Il piatto possiamo dire che è già fatto. Se volevo correre potevamo già averlo finito. Quindi è un piatto che ho voluto fare perché? Perché ha due versioni. La versione più semplice che vi faremo vedere noi e anche una versione più complessa che con tutti gli ingredienti che ho a disposizione possiamo andare a creare un quadro all'interno del piatto. Andiamo a crearlo. Andiamo a crearlo. Nel frattempo vado a mettere a nanna il nostro crumble. Vai, vai. In frigo. Allora. Per quanti minuti? Il nostro crumble una decina di minuti per stemperare il calore del burro. Come vedi la panna, come dicevo, doveva semimontare, se la regia mi è di aiuto. Vedete, non è completamente montata, no? Noi gli andiamo a dare una piccola giratina a mano. A questo punto andiamo ad aggiungere il nostro mascalzone, come dico io. Mascalzone? Il nostro sì, questo dolce è veramente mascalzone perché... Ti posso assicurare che i clienti, sia il Giamburrasca, ma tutte le volte ci tengo a ricordarlo, che è un dolce che propongo molto quando vado a fare queste cene private a casa delle persone. Sushi e dolce devastante, ecco, hai ragione. T'ho viziato. Mi vuoi bene, ma ti voglio anche, ma anche male. Mi vuoi anche male. Quindi niente, andiamo aggiunto il nostro mascarpone. Comunque questi sono i piaceri della vita. Sì, mangiare penso sia veramente... Ma mangiare tutto quello che è d'intorno al cibo, la convivialità, lo stare insieme, che sia una cena faccia a faccia con la ragazza che ami,
o che sia semplicemente tra amici, amiche, sì sì. Esatto, una cena tra amici, un pranzo, una domenica in famiglia. I ricordi più belli io li ho a tavola. Ora andiamo a prendere il mio peggior nemico, che è non il cacao. Essere chef. Se no. Esatto, è il cacao. Perché ti dico questo? Perché se non state attenti e lo mettete subito a velocità massima, con il cacao in polvere le giacche bianche diventano nere. Bene, io mi allontano. 10 a me succede, quindi ci tenevo a mostrare la mia parte più umana, non da chef. Quindi andiamo ad aggiungere, come ti ho detto, QB. Se vi piace più cioccolatosa ne aggiungete tanto, se no, come ho fatto io, giusto un paio di cucchiai. Il giusto. A me non piace troppo... Stai attento, Paolo. Troppo strong. Sì, sì, non si corre rischi qui. Quindi, montiamo la nostra planetaria, la facciamo partire piano, perché se no, come ho detto, si fa volare tutto il cacao. Acceleriamo lentamente e in corso d'opera andiamo ad aggiungere cacao e il nostro fantastico olio d'oliva. Ok. Quindi altri due cucchiai di cacao, si fa partire, come ho detto, piano, per evitare di farsi la doccia, non perché si rischia di farsi male. Poi faresti ridere qualcuno, alle non farei una bella figura, no? Ma vieni, sì. Guarda come sta già montando. Può succedere, il ballo della diletta. L'olio ci darà un sapore, prima di tutto, diverso, perché comunque così in un dolce abbiamo fatto proprio un dolce cacao e olio, come vedi. Che bello! E poi andrà a dare una lucidità e una densità al piatto che lo renderanno diverso dagli altri. Come vedete, io l'ho messo qua dentro, l'olio si deve sempre tenere in vetro. Io l'ho messo qua giusto per una questione di riuscire a inserirlo meglio nel dolce. Però ecco, è un olio veramente fantastico, credetemi. Manda un profumo, senti. Ha un profumo assurdo, per sì. essere un olio, cioè si sente che è franto ieri questo qui. Buonissimo. Sono andato ieri da Matteo e gli ho detto dammi l'olio migliore che hai, mamma per andare mia. Da. Infatti, è si vero. Sente. E si può dire che il protagonista del nostro dolce, che era questa mousse, è fatta. Vedi com'è densa, se la regia mi aiuta, vedete com'è ferma? Sì. Quando si fa una mousse... La cosa importante è non mescolarla una volta appena fatta, bisogna girarla così per evitare che si formino grumi, e soprattutto per incorporare aria e, se fosse rimasto, come è successo qui, un po' di mascarpone sul fondo per legare il tutto, così da avere un colore e un sapore soprattutto omogeneo. Certo, uniforme. Ora, la nostra mousse è pronta. Con l'aiuto di un leccapentole scegliamo una sac à poche. Sempre bello vederti cucinare, sì. Vederti all'opera, sì, molto, Paolo. Grazie mille. Lo faccio con passione, penso che questa cosa... Traspare, sì. Traspare. Molto. Non sarò bravo magari a presentare, non sono a presentarmi, ma cucinare è la mia passione, lo faccio sempre volentieri, soprattutto qua a Tadà. Andiamo a prendere la nostra bocchetta, potete usarla o non, io sono malato di cucina, me ne sono comprate 10 diverse oggi per venire qua e ho scelto questa, però non è fondamentale, ecco, darà solamente una forma più carina. Senza tagliare la sac à poche e senza sporcarvi soprattutto, andiamo a inserire dentro la mousse. Esatto, un trucco per non farla uscire è gira, sembra una bischerata, ma girando un po' la sac à poche eviterete di sporcarla qua intorno e quando andrete a spremere il vostro dolce non vi tornerà indietro. Certo. E eviteremo danni o figuracce. È un dolce buono, è un dolce semplice ma è insidioso, come vedi ho veramente, cioè, la macchia qui è all'ordine del giorno. E andiamo a prendere un altro po'. Piuttosto fate due sac à poche, non fatele mai piene, perché altrimenti non riuscirete a lavorare. Anche se mi ricordo qualche lunedì fa, hai lavorato anche tu con la sac à poche, e per essere la prima volta... mi hanno insegnato a farla. Per con Shadi, giusto? E con per Shadi, essere bravissimo. La prima volta non eri stata neanche male, no, guarda. No, non so come, fortuna della principiante, ma però non me la sto cavando abbastanza bene. Secondo me c'è del talento, dai, secondo me c'è del talento sotto. Quindi niente... Il nostro dolce è qua. Andiamo a comporlo. Possiamo farlo in due versioni. Come ho detto prima, la versione classica, facilissima, ovvero un bicchiere. Andiamo a prendere un po' prima del tempo, ma non succede niente, il nostro crumble.
Oh, dopo 10 minuti. Esattamente, facciamo finta che siano passati i nostri 10 minuti, anche se va già bene. Lo andiamo a mettere sul fondo del bicchiere, poi prendendo bene le misure. Adesso si taglia. Un piccolo taglio. Un altro po'. No, vabbè. Ho paura ad assaggiarlo. Ma vuoi assaggiare questo o vuoi assaggiare il prossimo? Te li faccio assaggiare tutte e due, dai. Ma secondo te? Perché scegliere? Ma. Perché scegliere? Ma. Quindi. Perché fare una domanda del genere? Guarda come è facile, allo stesso. Questa è la versione più semplice, ma guarda allo stesso tempo. Che bello, sembrava quasi un fiore. Guarda, andiamo ad aggiungere un po' di croccante. Andiamo a rimettere un altro po' di del nostro crumble sopra. Io adesso devo fare la foto che verrà postata su tutti i nostri profili, su quello di RTV38, su quello del ristorante Gian Burrasca, su quello della Greta, su quello mio, siamo una grande famiglia. Quello mio? Sul tuo, siamo una grande Come famiglia. Si chiama il profilo di RTV38? RTV38 Official. Bravi, Play38. Play38. Bravissimo. E questa è la nostra prima versione. Questo è un dolce che io lo dico a chi lavora in cucina come me, no. È veloce da fare, ne potete fare tante versioni, è elegante e soprattutto in un buffet si presenta bene. Adesso, una volta che hai fotografato quello, andiamo a comporre. Ah, vado ad assaggiarlo. Negli ultimi 5 minuti la versione un pochino più elegante, ovvero lo scomposto al cioccolato. Che bello. Anzi, il nostro smontato al cacao e olio d'oliva. Dicendo le cose, chiamando le cose con il loro nome. Quindi, cucchiaio. Per te il cucchiaio, tieni. Grazie. E per me il piatto per fare la nostra versione, diciamo, più gourmet. Si sente l'olio d'oliva? Sta prendendo anche il fondo. Ok, partiamo così. Poi. No, vabbè. Da rovinarsi. Da rovinarsi. Ma perché ridono tutti quando mangio? Perché sanno che c'è per tutti stasera. Ho fatto una quantità da un reggimento. Allora. Sei la mia rovina, Paolo. Sei la mia rovina. Lo sai, si chiama anche mio gatto Paolo? Lo so, guarda le storie. Ci abbiamo riso un giorno con la Greta, quando ancora non ci conoscevamo. Dice, Paolo, no, no, l'ho scelto io il nome. Trovatello si chiamava così. E allora ti fa anche onore. Gli animali sono fantastici. Fantastici. Cioè, io sono fiorentina, cucina, la Greta e i tatuaggi. E gli animali sono le mie passioni. Io ho un cane che... Greta! Grazie alla passione, ragazzi. No. Per fortuna ho messo anche te, stai tranquilla. No, lei è sempre, c'è sempre. Siamo una coppia litigarella, però. E in questo momento vorrebbe nascondersi. Non è solo questo, non solo in questo momento, anche altre volte succede. Sì, Quindi. E piano pianino mi farò raccontare tutto, io lo svelerò in diretta. Meglio di no. Meglio di no. Abbiamo messo il nostro crumble, la nostra frutta, proprio come abbiamo fatto lì. Poi avevo fatto un brownie, mi erano avanzati i bordi perché li taglio sempre, cerco di fare sempre tutto molto preciso, però come abbiamo visto anche in cucina e stasera il nostro ospite, non si deve mai buttare via nulla perché si fa degli sprechi. Per evitare lo spreco andiamo a mettere questa terra di cioccolato. Sai cos'è molto buono? Cosa? Tutto. Però sai cos'è che mi è piaciuto davvero tanto? Dimmi. La base. La base ti ripulisce la bocca, ti va a dare quella croccantezza e quella nota, secondo me, diversa che ti rende il piatto non stancante, perché se fosse presente solamente la mousse, alla lunga potrebbe non dar noia, però magari stancare, ecco, sì. Invece, grazie alla base, riesci comunque a rendere il piatto con delle note diverse, più piacevoli. Un trucco che posso insegnare ai nostri spettatori è che un piatto deve avere al suo interno, per fare bingo sempre, acidità, dolcezza che si contrastano, croccantezza e morbidezza che fanno contrasto, e se riuscite a mettere due temperature diverse sarà un piatto che farete sempre bingo quando lo fate. Quindi, avete preso appunti? Andiamo ad aggiungere un po' di cioccolata per richiamare la nostra mousse al cacao. Perché no?
perché come ti ho detto non ci siamo fatti mancare niente oggi. Oggi sushi, due dolci, che voglio di più? E il nostro smontato al cioccolato, al cacao. Il colore non manca mai, i fiorellini, idem, bellissimi questi. I dettagli non devono mai mancare. Mai mancare, mai. Ecco qua il nostro, la nostra versione più elegante. Beh, sì, è bellissima, che poi è bellissima anche l'altra versione, obiettivamente. Questa è più divertente perché veramente ad ogni cucchiaiata c'è un sapore diverso. Abbiamo il crumble, abbiamo la terra di cacao, abbiamo le nostre frutte che sono acide. Quindi quello che consiglio quando andate a fare una mousse del genere, non vi ho dato gli ingredienti per quello che ho fatto io, vi ho dato solo l'ingrediente della mousse. Perché il consiglio è sbizzarrirvi. Avete dei biscotti a casa, avete della frutta, avete della marmellata. In cucina ci si deve divertire. Se arrivo io e vi dico cosa fare, non è più un divertimento. Ispiratevi a un piatto e componetene uno vostro. Questo è buonissimo, eh? Sì, eh? Vieni a provarlo, è il menù. Buonissimo, Paolo. E ora cosa ci porti la prossima? Scusa. Non lo dico. Dopo il sushi e due dolci? No. Qui no, si no, alza. Io cerco sempre di tenere il livello alto. E dovranno importante rimanere collegati se vogliono saperlo. È certo, importante. Grazie Paolo per grazie essere stato te, con noi anche oggi. È un piacere. Grazie per tutta questa bontà. Grazie certo, mille. Grazie a te. Con voi vi do appuntamento a domani, sempre alle 17.15. E adesso, come sempre, spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana. Ciao, domani, buona serata.